Frullare di pagaie in partenza, la società canottieri Ausonia festeggia i suoi 110 anni sotto un cielo raggiante di sole. Nella cornice immacolata dei rilievi prealpini, l'otto misto guidato dall'Apullino Muggia prende il comando e lo manterrà senza rivali fino al traguardo. Tre discipline remiere, canottaggio, canoa e voga alla veneta, dalla regione e dall'Alto Adriatico soprattutto, ma anche quattro squadre austriache e il gruppo sportivo Rai di Roma. Questi 18 chilometri sono volati via anche perché eravamo affascinati dalla bellezza del posto, quindi la fatica non l'abbiamo avvertita. Spettacolo nella voga alla veneta con il Pupparin a 4 della Canottieri Milano a inseguire la maestosa Bissona Padovana in un duello d'altri tempi. Pare che già si praticasse questo tipo di voga tanti anni prima che sorgesse Venezia. Ci sono testimonianze del 400, addirittura c'è un ministro del bizantino che riferisce che si vedono delle barche che pare che scivolino sull'erba, perché da lontano non si riesce a capire se la barca è in acqua oppure se è sulla terra. E il cuore sportivo della Laguna oggi batte al ritmo delle pagaie della nazionale italiana. Il campione di casa Mauro Prafloriani incredibilmente rimane in scia al 4 di coppia canottieri Trieste, vincitore nel femminile. All'attacco dietro di lui i giovani del Circolo Marina Mercantile Trieste, Andrea Bonini e Alex Pieri, che dopo un inseguimento spasmodico tagliano il traguardo a pochi metri dal Leone Gradese in un entusiasmante arrembaggio tra presente e futuro. Sicuramente Mauro Prafloriani, da grande campione, ha giocato un po' di strategia e di tattica ed è riuscito soprattutto nella parte iniziale della corsa a sfilare un po', però poi con un gioco di scie ma anche proprio di resistenza e di fatica siamo riusciti a tornare lì sotto e nella parte finale gli stavamo insediando questa prima posizione.